Beh, intanto 25 luglio, il 26 luglio a Sarzana abbiamo fatto una grossa manifestazione per salutare la caduta del fascismo. Organizzare non è stata facile, però la parola d'ordine era la Crolla un po' tutto l'8 settembre. Abbiamo perso la guerra, ma dentro la base navale della Spezia c'è fuori stato. Allora l'azione militare era concentrica, cioè bimboli, decine, accaparrare, trovare il cibo, il vestiario, perché era la cosa il più bimbo che era così a occhi aperti. ma era quella. Ho preso questo bimbo che sembrava vivo, ma col fumo. Noi arriviamo a Ravensbrück il 13 di ottobre del 44. Non ci aspettavamo quello che in realtà poi era la realtà del campo. Ci aspettavamo di essere state portate in Germania per lavorare nelle case, per lavorare, ma non per altro. Questa organizzazione che io non conoscevo, ma che esisteva, Non c'era più passaggio nei corridoi erano i dei GAP, palazzolini la i mattina. gruppi armati partigiani, che lavoravano in città, nascosti nelle case e uscivano di notte. Ma quando cominciamo a vedere il cancello con sopra scritto il lavoro rende liberi, quando entrammo nel campo, cominciamo subito a capire che per noi ci sarebbe stata poca salvezza. Io non ne avevo mai visto armi, né mi piacevano, né mi sono mai piaciute. Ho sempre sparato quando ho dovuto, ma non ho mai amato sparare. Eravamo in un canalone che da Cervara scende Come nascevano i comandanti da noi? Da noi nascevano, andavano fuori, uno aveva un incarico, erano 10-12 partigiani e quando ritornavano erano loro che dicevano chi era il loro comandante. Quello che aveva più. Perché si na, Non nella ce l'ha lotta da partigiana fare. si nasce sul Li ho campo. guardati Nell'Ardenne perché vengono sui tedeschi. E allora noi siamo andati in casa per prendere qualcosa. E poi siamo andati a casa di una zia. Pensavamo che non si prendessero noi, no? Invece pensavamo agli uomini. Invece hanno preso noi. Sono venuti e hanno cominciato a sparare. Venivano, magari si dava chi voleva un po' di farina, chi voleva un po' di vino, qualcosa, qualche formaggetta che allora faceva un po' di formaggio. Insomma, si aiutava in bella maniera come si poteva, in quel modo lì. Si aiutava meglio che si Lui, poteva. Era come una famiglia, specialmente con Paolino, con Giandò, si mangiava allo stesso tavolo. Considerati internati militari italiani, noi siamo i militari. Mi ricordo un giorno.